bello di una moto è che sei all'aperto, sei veramente libero e vivi e sei molto più a contatto con quello che ti circonda. Secondo me con una moto a benzina o comunque con un motore tradizionale questa esperienza viene limitata dalle inefficienze, dai problemi del motore a benzina. Nel caso dell'elettrico no, lo vivi al 300%, è molto più appagante e molto più coinvolgente. Sono Livia Cevolini, amministratore delegato di Energica Motor Company. Siamo in questo momento i leader del mondo nelle moto elettriche ad alta prestazione, ad alta potenza e siamo i costruttori unici per Moto E, che è la classe elettrica della MotoGP, del campionato mondiale elettrico. Veniamo dalla Motor Valley italiana, ma con uno sguardo al futuro e quindi uniamo la tradizione dei motori italiani con l'elettrico e quindi con le nuove motorizzazioni. La Motor Valley italiana è sulla SS9, uno dei nostri modelli tra l'altro si chiama esattamente così. La SS9 è la Via Emilia, è una delle strade principali italiane ancora fatta dai romani e si svolge proprio lì intorno la Motor Valley. Parte dalla Romagna, famosissimo Valentino Rossi, quindi passando per Bologna, Borgo Panigale in cui abbiamo la Ducati, Maranello a Modena dove abbiamo la Ferrari, arrivando appunto fino alla Dallara a Parma. Tutti i nomi che hanno fatto e continuano a fare la storia dei motori, delle macchine, delle dream cars, delle macchine da sogno più belle del mondo, si svolgono intorno a questa via e a questa regione, che quindi ovviamente avrà un talento particolare se continua in tanti anni a fare quello che stiamo facendo. Credo che invece noi dalla Motor Valley italiana abbiamo ereditato invece la competenza tecnica alla base poi dello sviluppo tecnologico, quindi la competenza sulla qualità, sullo stile, sul dettaglio, sulla prestazione. Noi stiamo facendo il pezzo che viene dopo, noi stiamo facendo l'Electric Valley. Siamo partiti da questo background importante che è fondamentale per partire, è la base, sono le fondamenta, però sopra ci stiamo mettendo l'innovazione tecnologica, lo sguardo al futuro. L'elettrico è una scelta obbligata oggi e allora in effetti non era così scontata, eravamo più dei pionieri, eravamo visti come dei pazzi perché nel 2009 quando siamo partiti veniva vista come una follia, semplicemente una follia. Nelle quattro ruote iniziava a vedersi qualcosa con Tesla, ma nelle due ruote c'era praticamente nulla. E quindi l'elettrico è arrivato quasi in automatico. E poi col tempo in realtà è diventata una bellissima scommessa ingegneristica, tecnologica, perché era tutto da scrivere e quindi per un ingegnere, per un tecnico è il top, perché hai strada libera e puoi veramente mettere tutta la tua creatività tecnica dentro questo nuovo prodotto e ovviamente col tempo è arrivata anche la responsabilità sociale, comunque l'idea di poter fare veramente innovazione e divertimento senza compromessi, quindi aggiungendo il piacere di fare anche del bene al nostro pianeta. Dalla moto a benzina ereditiamo la potenza e la prestazione che però in realtà abbiamo sorpassato, direi quasi surclassato in alcuni casi. E poi non abbiamo il cambio perché abbiamo talmente tanta potenza che il cambio sarebbe inutile e in più hai il vantaggio enorme di non avere il rumore che ti disturba, perché in realtà tu ti puoi vivere la tua moto
te stesso sulla moto e nell'ambiente che ti circonda. È difficile farlo capire a chi non l'ha mai provato, a chi è sempre andato su una moto a benzina e pensa che il top sia sentire questo rumore fortissimo perché significa rumore uguale potenza. È difficile far capire che non è assolutamente vero. Il rumore in realtà è una condizione al contorno del motore a benzina, in realtà è un problema perché è una perdita di efficienza del motore a benzina. In realtà il bello è che la potenza ce l'hai lo stesso, anzi ne hai molta di più, e in più ti accorgi di tutta una serie di cose che altrimenti con tanto rumore e tanto altro ti perdi. Quindi devi provarlo, e senza provarlo è veramente molto difficile spiegarlo. Un aneddoto particolare proprio da chi non mi sarei mai aspettata in merito all'esperienza di guida della moto elettrica ce l'ho relativo proprio alla prima volta che siamo andati in pista con una moto elettrica da corsa con l'ex campione del mondo Locatelli, e a cui avevamo chiesto di fare un primo test. Roberto è un amico e quindi gli abbiamo chiesto di fare il nostro primo test della prima moto mai messa per terra. Innanzitutto non riuscivamo più a fermarlo, cioè gli abbiamo detto fai tre giri poi rientra, perché essendo la prima volta che andiamo in pista potrebbero esserci dei problemi, non si fermava più. Quando finalmente a un certo punto si è fermato ci ha detto comunque ci deve essere qualcosa che non funziona, secondo me avete fatto male le carene perché io sento un rumore fortissimo in piega sui cordoli e secondo me grattiamo da qualche parte, grattano le carene. Noi guardiamo bene la moto, non aveva nessun problema, nessun graffio, niente. E diciamo, guarda Roberto, qua le carene non toccano, non abbiamo fatto le pieghe, eccetera, gli angoli sono giusti. E lui riflettendoci si guarda e fa, avete ragione, io stavo sentendo le mie saponette. E si è messo a ridere, cioè pensando a quanto si stava perdendo, si era perso fino a quel momento della sua guida, della sua esperienza, era troppo concentrato sulla moto, perché in realtà la moto ti prende tutto, una moto a benzina è lei che fa tutto, che prende tutta la tua attenzione. In quel caso lì invece lui per la prima volta sentiva le sue saponette sul cordolo, e questo secondo me è stato bellissimo. Direi che abbiamo capito di essere sulla strada giusta quando MotoGP ci ha contattato perché voleva fare la serie elettrica. La Moto E è al momento un campionato monomarca e noi siamo i costruttori unici. È molto intelligente come scelta da parte dell'organizzatore del campionato di Dorna, perché permette ai team di partire con alle spalle un costruttore che ha 10 anni di esperienza, che siamo noi, sull'elettrico, però ovviamente è una strada in salita, c'è ancora tanto da fare, quindi è molto corretta come scelta e noi siamo molto contenti di essere stati scelti come costruttore unico, perché non fai due moto, non sei un team che al massimo arriva secondo ultimo, però sei due moto su 20, tu le fai tutte, fai il campionato intero, quindi devi per forza vincere, devi per forza farle bene, devi fare divertire i rider, i piloti, e devi far divertire il pubblico a casa. Il lavoro in staff, in team, in energica è fondamentale. È il classico caso per cui si può dire di necessità virtù. Noi siamo nati 10 anni fa in 3 all'interno di altre aziende con altri lavori e nei ritagli di tempo, che poi sono diventati sempre di più, si faceva le motorelle elettriche, facevano le motorelle elettriche da corsa, poi quelle stradali, e il progetto è cresciuto così. Addirittura quando andavamo in pista all'inizio per le gare, io facevo tutto, facevo dagli acquisti a da mangiare in pista ai ragazzi, a preparare le casse per andare via, quindi era veramente un lavoro di squadra a tutto tondo, ci si aiutava in tutto, e così è cresciuta l'azienda.
ho voluto mantenere gruppi di lavoro molto interattivi e molto sinergici per la definizione di quasi tutte le decisioni aziendali. Insieme si prende una sorta di decisione, alla fine ovviamente il responsabile o io prendiamo la decisione finale. Ma questo ci dà la garanzia di avere diversi punti di vista. Io credo che in una startup innovativa come questa, che deve crescere così velocemente, sia un'arma vincente. Il nostro pianeta ci ha chiaramente detto in più modi che non ne può più e che dobbiamo noi adattarci a lui, altrimenti lui è più forte di noi, reagisce e perdiamo noi. Non perderà mai il pianeta, perderemo sempre noi. Quindi se ci vogliamo dare una mossa e iniziare a lavorare insieme al nostro pianeta per fare un futuro più bello per noi e per i nostri figli e per le generazioni a venire, questo traino ci deve essere, questa rivoluzione deve continuare ad andare avanti e dobbiamo avere ben chiaro l'obiettivo, che deve essere quello, cioè arrivare a fare tutto quello che facciamo oggi ma in maniera più sostenibile. Non è così impossibile, stiamo dimostrando che è assolutamente fattibile e senza alcun sacrificio, anzi.